Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi vedete questo bellissimo calendario in primo piano perché andremo a fare l'apertura del calendario dell'Avvento Beauty London che io ho acquistato appunto alla fine di novembre. Avevo fatto anche un video in cui vi facevo vedere l'apertura della prima casella e poi vi avevo detto che avrei aperto le caselline giorno per giorno e avrei pubblicato sulla sezione community del mio canale le foto dei prodotti. Quindi se mi avete seguito in quella sezione sapete più o meno che cosa ho trovato. Ma se non avete seguito la sezione, non vi preoccupate perché adesso andremo ad aprire casellina per casellina. Anche se in realtà io comunque ho un calendario che ho già aperto, ma voglio farvi vedere tutti i prodotti singolarmente perché mi sono piaciuti, perché li ho già provati e posso dirvi qualcosa. Non ho provato tutto, ma molti li ho provati. Apriamo subito la casellina numero 1. Casellina si fa per dire perché è enorme, comunque è questa. E qua troviamo uno di questi bellissimi contenitori per gli ombretti. In questo caso sono delle mini palette, perché poi le troveremo nel calendario, che possono essere inserite negli appositi spazi. Quindi questa è una cosa veramente utilissima. E nella casellina numero 2, che è questa qua sotto, ho trovato un mascara. Un mascara nero, eccolo qua. Molto carino, l'ho già provato, effettivamente ha un effetto volumizzante, allunga un pochino le ciglia, certo non è una cosa magari super professionale, però è comunque un mascara col quale mi sono trovata bene. Lo scovolino è questo, è comunque carino, è da viaggio, da borsetta, quindi anche comodo in questa confezione così mini size. Poi andiamo avanti con la casellina numero 3. Intanto io vi chiedo scusa per la voce perché ho mal di gola, quindi faccio fatica, però volevo lo stesso fare questo video. Intanto cerco la casellina numero 3 perché questo calendario ha il difetto di avere i numeri scritti in modo molto chiaro su questo sfondo così luminoso. Comunque nel frattempo l'ho trovata, questa è la numero 3 e qui abbiamo una mini palette che è veramente bellissima. Questa è una mini palette di ombretti, eccola qua. Sono ombretti che vanno dal color panna, che è questo, poi c'è un bronzo rosato, un bronzo dorato, un marrone glitterato, quindi sono veramente bellissimi. Io questo l'ho già indossato sugli occhi, l'ho già messo ed effettivamente l'effetto mi è piaciuto tantissimo. Questo è molto simile a quello di Essence che avevo comprato quest'autunno. Quindi mi è veramente piaciuto moltissimo. Andiamo avanti con la casellina numero 4 ed eccola qua. Qui troviamo degli accessori, quindi un temperino e un mini pennello che sono comunque utili, soprattutto in viaggio. Il temperino è utile sempre perché io faccio un uso di temperini che è quasi un abuso di temperini. E poi c'è questo pennellino che comunque da tenere nella borsetta, secondo me è comodo. Poi nella casellina numero 5 troviamo un bronzer, quindi una terra per il viso. Adesso ve la faccio vedere perché è difficile trovare i numeri, ma è anche difficile tirare fuori i prodotti. Questo è un bronzer, è abbastanza scuro, è molto bello, anche se io ho la pelle veramente molto chiara. Vabbè, con la luce così forse non lo vedete, però la mia pelle è veramente chiara, quindi per me questo è un po' scuro, però senza dubbio è bellissimo, ha un bellissimo colore, mi è piaciuto molto, l'ho provato, però pur essendo bello sulla mia pelle risultava veramente troppo scuro. Poi andiamo avanti con la casellina numero 6, che è questa qui vicino, e qui troviamo invece un illuminante. Questo l'ho provato, va bene anche sulla mia pelle, perché comunque un illuminante rimane chiaro. Adesso se riesco ad aprirlo ve lo faccio vedere meglio, eccolo. Questo è un illuminante dorato con dei toni che vanno un po' dal pesca al rosato. È molto molto bello. A me dispiace che con le mie luci purtroppo non riuscite a vedere bene le cose, perché questo dal vivo è veramente bellissimo. Mi è veramente piaciuto tantissimo. Poi andiamo avanti con la casellina numero 7. Eccola qua. Andiamo ad aprirla. E qui troviamo un'altra mini palette occhi. Io ho preso questo calendario apposta perché sapevo che c'erano tanti prodotti occhi che a me piacciono tantissimo. Questo l'ho già provato, come potete notare ci sono dei segni di usura perché l'ho provato già 2 o 3 volte. Questo sembra bianco dalla luce, ma in realtà è un pigmento
pesca molto molto chiaro. Poi questo è una specie di color cioccolato chiaro, non saprei bene come definirlo. Qua abbiamo due marroni un po' più scuri. È comunque una palettina che mi è piaciuta molto, con dei colori molto belli, luminosi e glitterati. La particolarità di questo calendario è che sono veramente tutti luminosi e glitterati come piace a me. Poi andiamo con la casellina numero 8, che l'ho individuata prima, adesso l'ho persa, ma prima l'ho vista, giuro. Eccola qui. E qui c'è una bellissima matita labbra. È un colore chiaro, è un colore rosato, così, vedete che è molto chiaro. Però è veramente una bellissima matita, anche questa l'ho provata, dà un effetto nude veramente molto molto carino. La casellina 9, che è questa, invece vediamo un po' cosa ci regala. Devo usare questo strumento perché non riesco ad aprire le finestrelle. Questa è un'altra mini palette, eccola qua. Anche questa è veramente veramente carina, ha dei bellissimi colori. Qua andiamo più sul tortora, marrone, grigio, c'è sempre questo colore nude quasi in ogni palette, però è veramente carina anche questa come colori. Questa ancora non l'ho provata, però ho visto comunque facendo lo swatch sulla mano che sulla mia pelle vanno bene, stanno bene questi colori. Andiamo avanti con la casellina numero 10, che è questa quassù, e qui troviamo una mini palette per le labbra. Eccola qua. Questa è una mini palette per le labbra, ci sono quattro rossetti dalle tonalità abbastanza scure, anche se io ripeto, ho la luce inadatta, però questi sono colori abbastanza scuri. Questo è un bordeaux abbastanza scuro, questo è un rosso mattone, questo è un rosso classico, questo è più tenue ma sempre tendente al mattone. Spero che riusciate a capirlo, ma effettivamente le mie luci non sono un granché. Questa è la casellina numero 11 e qui troviamo uno smalto. Questo lo avevate già visto perché io in quel video che avevo fatto ho sbagliato, ho aperto la 11, pensavo che fosse la numero 1 perché ho letto male il numero. Però questa comunque è la casellina numero 11, qua c'è uno smalto, un nude, un rosa abbastanza chiaro che io ho già usato come base e devo dire che è un colore bello, mi sono trovata bene, anche se la durata purtroppo è stata un po' scarsa, però forse non l'avevo fatto asciugare bene, quindi vorrei dare una seconda possibilità. Il colore è comunque molto bello. La casellina 12 è questa qui in cima, adesso la apriamo, vediamo cosa c'è. C'è un'altra mini palette, questa volta con i colori un pochino più scuri, nero, grigio. Questo è un grigio molto chiaro che so che voi non vedete perché lo vedo anch'io nello schermo che non si vede bene. Comunque questo è un grigio glitterato molto chiaro, forse così lo vedete un po' meglio. Questi sono più scuri e questo è proprio un bianco panna glitterato. Questo mi è piaciuto molto, soprattutto per il trucco di Capodanno, l'ho trovata veramente carina questa mini palette. La casellina numero 13 è questa e qui c'è una mini palette dai colori bellissimi perché a me sono piaciuti molto. Questa l'ho già provata più volte. Abbiamo un verde più chiaro, un verdone più scuro che sembra quasi marrone, un bronzo dorato e un colore molto chiaro glitterato. Questa mi è piaciuta veramente moltissimo, è simile a degli ombretti che io ho già, ma questi sono glitterati, quelli che io invece non erano glitterati, quindi questa mi è veramente piaciuta. Andiamo avanti con la casellina numero 14, che è questa, e qui troviamo un lip gloss, quindi un lucida labbra dal colore abbastanza chiaro, ma neanche troppo. È comunque questo rosa, questo colore qua. Io l'ho provato, dà una leggerissima colorazione alle labbra tendente al rosa, ma se lo mettete sopra il rossetto dà quell'effetto luminosità. Poi i lip gloss a molte non piacciono, a me sinceramente sì, mi piace quell'effetto un po' lucido sulle labbra, quindi sono contenta comunque che ci sia. La casellina 15 è questa qua in cima. Qui troviamo un'altra mini palette, come vi ho detto sono tante le mini palette occhi, ma l'ho preso apposta perché mi piaceva proprio trovare questi prodotti.
Questa è una colorazione tendente al marrone, tortora, dorato, rosato, ha un po' di tonalità così, sempre glitterato, ed è veramente, veramente bello quando lo andate a stendere sulla palpebra. Questo è anche un colore che mi è piaciuto. Poi tutti questi colori glitterati io nelle feste l'ho usati proprio tanto, perché comunque mi sembravano proprio adatti per il trucco delle feste. Poi la casellina numero 16, che è questa qui. E qui abbiamo trovato uno smalto glitterato, eccolo qua. È quello che io ho adesso sulle unghie, però io l'ho lasciato, diciamo, con lo sfondo naturale, poi ho messo appena appena un pochino di glitter, tanto per dare un effetto luminoso. Però diciamo che in un certo senso si può dire che non ho lo smalto oggi, nel senso che ho messo solo uno strato di questo smalto glitterato, tanto per dare l'effetto luce, perché non avevo tempo di mettermi lo smalto normale oggi, di farlo asciugare, quindi ho dato una passata di questo. Comunque lo smalto è questo qui ed è molto carino, soprattutto se poi sotto ci mettete un colore a tinta unita e date una mano di questo, lo rendete luminoso, è un effetto molto carino, secondo me. La casellina 17 è questa e qui troviamo, indovinate un po', un'altra mini palette occhi. E lo so ragazzi, sono tante, ma come vi dicevo l'ho preso apposta per questo. Qui abbiamo dei colori più sul bronzo, marrone, questi colori fatti così, vedete, sono comunque tutti glitterati questi ombretti e a me piacciono tantissimo. Io so già che li proverò tutti i giorni cambierò il colore, li proverò tutti perché io sono fatta così, mi piace provare tutti i trucchi. Poi la numero 18 invece c'è un rossetto stick classico. Il difficile è tirarle fuori queste cose. Ecco, questo è un rossetto molto bello che sta molto bene con la matita, che non so se l'abbiamo già vista, ma poi c'è un'altra matita. Comunque un bellissimo rossetto stick che ho provato. È molto chiaro sulle labbra, dà un effetto naturale, però secondo me comunque con un trucco più carico sugli occhi ci può stare un rossetto più naturale. Poi la numero 19 invece è questa. E qui troviamo un altro lip gloss, però questa volta molto più scuro di quello di prima. Questo diciamo che mi piace di più, si vede di più, è più scuro, più bello, comunque ha insomma una colorazione che secondo i miei gusti è più carina rispetto a quello di prima. La casellina numero 20 è questa. E qui troviamo un blush, quindi abbiamo il bronzer di prima, l'illuminante e qui c'è anche il blush. Eccolo qua. Questo è un classico blush color pesca rosato, insomma questo colore è abbastanza scuro, però il blush comunque si può regolare, si può sfumare, quindi l'ho provato, mi sono trovata bene. Poi la casellina numero 21 è questa e qui troviamo un altro rossetto stick più scuro rispetto a quello di prima. Eccolo, questo è molto più scuro. È più bello perché io l'ho provato sulle labbra e mi è veramente piaciuto molto. E anche questo trovo che sia un colore adatto da mettere se magari avete gli occhi truccati un pochino meno con colori più chiari, o comunque anche se avete il trucco più carico sugli occhi, volete fare un trucco comunque più aggressive, secondo me ci può stare bene. La numero 22 è questa. Qui troviamo semplicemente degli accessori per stendere l'ombretto, che sono quelle cose comunque secondo me comode, magari anche da portare in borsa, perché no, possono essere comode. Poi abbiamo la casellina numero 23. Poi alla numero 23 c'è la matita, che è quella matita che sta bene col rossetto che abbiamo visto prima, perché vedete che comunque il colore è lo stesso, quindi questa sta benissimo con quel rossetto lì, l'ho già usata. E poi come ultima casellina, che è la numero 24, quindi il giorno della vigilia di Natale, ho trovato un'altra mini palette per le labbra che adesso vi mostro. Eccola qua, è questa, la apro così la vedete meglio se ci riesco, eccola qui. E anche questi sono colori comunque sul marrone, quella di prima era più sul rosso, questi sono più sul marrone. Questo è un pesca. Questo è un marrone chiaro, questi sono due marroni più scuri, questo è un po' un color cioccolato.
Ve lo dico perché secondo me non si vede bene dalla luce. Comunque sono dei rossetti che hanno dei bellissimi colori. Io personalmente non amo tanto le palette per le labbra, preferisco il classico rossetto stick o al limite rossetto liquido, però visto che li abbiamo trovati qua, li proverò. Questi sono tutti i prodotti del calendario dell'avvento. Nel frattempo vi comunico che la mia voce mi sta abbandonando sempre di più, quindi direi che è meglio se mi fermo qui. Vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e io vi mando un bacio enorme.